Bentornati in compagnia di Ska e del Buon Fox. Ormai è praticamente diventato un nome unico. È il secondo nome, perfetto. Oggi siamo qui per parlare e per rispondere anche a delle richieste che abbiamo avuto, in quanto molti ci hanno chiesto consigli tecnici per sviluppare al meglio i mazzi, e uno degli argomenti più dibattuti è stato quello della side, esatto. Questo animale mitologico multiforme che effettivamente ha un'importanza veramente altissima in tutti i giochi che possono tranquillamente per l'appunto utilizzare la side, in quanto ricordiamo che non tutti i giochi prevedono l'utilizzo di una side. Cos'è una sideboard? È un insieme di carte che si possono utilizzare tra un incontro e l'altro all'interno di un match, al fine di poter migliorare tecnicamente la qualità del rapporto tra il nostro mazzo e, a livello di gioco, il mazzo del nostro avversario. Questo può avere delle diverse sfaccettature e adesso andremo magari a analizzarle. Il Buon Fox per l'appunto ha racchiuso in tre punti focali l'argomento. Ricordiamo, stiamo parlando delle informazioni generali, che il quantitativo di carte all'interno della side varia da gioco a gioco e che per alcuni giochi addirittura l'utilizzo stesso della side varia come valenza. Addirittura ricordo che c'erano alcuni giochi che avevano carte che davano la possibilità durante il match in corso di andare a usufruire di carte che avevi nella side, in quanto facevano riferimento a carte fuori dal gioco. Il primo che mi viene in mente era World of Warcraft TCG, che a un certo punto, praticamente giocando Illidan, ti dava la possibilità addirittura di far interagire carte della side con il match in corso. Ma ora noi invece parleremo della side, quella più classica, quindi il supporto generico che andiamo a creare per il nostro mazzo per cercare di rendere più agevole le nostre giocate nei confronti di quelle dell'avversario. Andiamo ad analizzare i punti forti. Sì, partiamo dicendo che come gioco di riferimento prendiamo Yu-Gi-Oh! Perché probabilmente è più conosciuto, più o meno le meccaniche le conoscono tutti. E in Yu-Gi-Oh! Hai a disposizione 15 carte nella side ed è veramente un mazzettino di carte fondamentale, perché almeno possiamo dire che più di metà dei match, degli incontri che facciamo, sono caratterizzati dalla side, perché se sono partite al meglio delle tre, due di queste hanno allora, a fare la side. Quindi è una cosa molto rilevante. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, sono solo 15 carte, quindi non è un discorso tanto di forza di una carta in sé, ma bisogna capire quali sono le carte più forti, migliori da inserire in una side, considerando qual è il nostro mazzo, prima cosa, qual è il meta attuale e qual è il torneo che andiamo ad affrontare. Perché se se sappiamo, per esempio, faccio un esempio molto stupido, che il mazzo più forte del momento è un Magician Pendulum, però andiamo ad affrontare un torneo locale dove conosciamo tutti i partecipanti e sappiamo che non esiste nessun Magician Pendulum, non ha senso assolutamente mettere carte contro questo mazzo, anche se uno dice sì, però ho visto delle liste in giro che lo giocano. Insomma, quando si copia, magari si guardano le liste in giro su internet, bisogna sempre farlo con un minimo di cognizione di causa. Non è sbagliato prendere spunto, questo assolutamente no. Però a questo punto apriamo e chiudiamo una parentesi: quel mazzo è arrivato in top 8, quindi è forte. Possono essere tanti i fattori per cui quel mazzo è arrivato in top 8 lì. Bisogna sempre valutare dove state giocando voi. Sì, ma anche semplicemente magari una scelta di una carta è dettata dal fatto che io mi piace giocare di più aggro e invece magari a te piace più giocare contro, quindi non giocheresti quel tipo di carta, giocheresti magari una trappola in più, un mostro in meno. Quindi dipende, bisogna sempre cercare di essere critici riguardo alle liste che si trovano in giro. Allora, comunque, Ska vi ha anticipato, ci sono, possiamo dire, tre categorie in cui rientrano le carte di side. La prima categoria sono le carte per migliorare il nostro matchup nei confronti del mazzo dell'avversario, perché di base ci sono dei mazzi che hanno un matchup migliore rispetto ad altri. Poi ovvio dipende dalle capacità dei due giocatori, dipende dalla fortuna, che è un elemento fondamentale in questi giochi. Però in generale ci sono dei mazzi che vincono, hanno una probabilità di vincita maggiore rispetto a quando giocano contro altri mazzi. E perciò noi possiamo andare a migliorare il matchup andando ad inserire dalla side carte che possono risultare più utili. Come ad esempio, se noi giochiamo contro un mazzo macchina,
avere disarming, system down, caduta del sistema, è una carta che fa leggermente male a quel mazzo e migliora le nostre probabilità di vincere quel secondo incontro. E si può fare in generale comunque sia quando hai sulla carta un matchup molto sfavorevole rispetto al mazzo dell'avversario, quindi è probabile che tu vada a inserire tante carte di side per migliorare questo matchup, oppure anche semplicemente hai un matchup abbastanza favorevole nei confronti del mazzo dell'avversario, però magari hai carte che non sono tanto utili nel mazzo. Se per esempio stai giocando contro un mazzo che non setta niente, che non gioca magie e trappole, non ha senso tenere tifoni spaziali mistici o twin twister, turbini gemelli, carte così, insomma. Quindi magari andiamo a togliere, andiamo a inserire qualcosa che possa risultare quantomeno più utile. Assolutamente sì, anche perché ricordiamo che dovremmo vedere praticamente il confronto per i matchup e quindi anche la valenza di un mazzo stesso come una sorta di percorso, ovvero io mi trovo al punto A e voglio arrivare al punto B. I mazzi arrivano dal punto A al punto B seguendo dei percorsi diversi in base a quella che è la strategia che avete scelto. Quindi può capitare che magari avendo scelto una strategia che ci porta dal punto A al punto B, saremo forti su determinate scelte, ma saremo magari più carenti su altre, che però non devono andare ad influire su quello che è il nostro muoverci dal punto A al punto B, perché altrimenti magari rallenterebbero le capacità di gioco del nostro mazzo stesso. Quindi la nostra speranza fondamentale è quella di dire: di base il mio mazzo fa questo, dal punto A al punto B. Poi, se dovessi incontrare un mazzo che approfitta delle mie mancanze dal punto A al punto B, io ho la side che può compensare questa cosa, però si tratta spesso e volentieri comunque di carte che non metteresti nel main deck a priori, perché senza sapere se effettivamente ti servono, non ha Non ha senso. senso, esatto. E andiamo con la seconda categoria. Questa invece potremmo definire le carte di controside, perché non solo noi abbiamo la side, ma anche il nostro avversario. E probabilmente è più bravo ad utilizzarla di noi, quindi dobbiamo essere un po' più furbi da questo punto di vista. E se sappiamo, ad esempio, che il nostro avversario ha di side, per dire, Evenly Matched, scontro d'armi pari, una carta insomma non poco forte. Giusto una carta poco forte nel momento, Infatti, signori. e sappiamo che partirà per secondo in quella partita, insomma, magari inserire una controtrappola come microspia, come giudizio solenne che ha uno, quindi perché non utilizzarla, però sai, a uno magari non la vedi, per evitare appunto che ci pulisca totalmente il campo. Quindi carte di questo tipo possono essere molto utili, oppure semplicemente anche se abbiamo il mazzo macchina, tornando all'esempio di prima, e sappiamo che l'avversario potrebbe giocare system down, magari inseriamo qualcosa che Impedisca il vanifichi, crollo, esatto, vanifichi ecco. questa carta, perché sennò è un problema. E invece la terza categoria di carte sono carte un po' più generiche, diciamo che sono più contingenti a qual è il meta del momento, e possiamo dire anche al torneo, perché in generale comunque le persone tendono a riflettere di più, a pensare di più sulle proprie scelte quando abbiamo a che fare con un torneo regionale, un torneo a livello nazionale, europeo. Quindi in generale il tempo delle partite si allunga, e quindi carte in un meta molto molto lento, come mi viene da pensare il meta Hut, quando c'erano le mani con le trap tricks. Bei tempi, anche se non avevo già capelli, bei tempi, Era signori. veramente un Ho mazzo poco poco detto fastidioso. che non li avevo già, quindi. E no, perché alla fine erano 3-4 anni fa, Infatti. non molto. E molti avevano giocato di side in Tullio dell'Anziano. Il nostro amico Roberto Perego, tra l'altro, era arrivato in top nazionale proprio giocando quella carta, che gli aveva fatto vincere un sacco di partite, ma perché era un meta molto lento, si arrivava spesso ai botti quando si aveva a che fare con tornei importanti di una certa rilevanza, e quindi è una carta che poi Che quella carta può fare la fa male, differenza. fa male. Soprattutto se hai 3 turni per fare danni, hai tutte queste carte che ti aiutano per coprirti, avere una magia così che crea quella piccola differenza in life points, fa male. Beh, di quando avevo i capelli, io ricordo il biscottino Ah, per i rifornimenti di sì, emergenza. è vero. Quella ai tempi miei andava parecchio quello. Hai i capelli? Eh sì, di Ah, molto. vabbè, quindi 1820. Era per far contento Colnaghi, che se non c'era citazione a quando c'avevo i capelli non è contento, quindi. Prima o poi cadranno anche a te, sappi. E beh, questo,
più o meno erano le tre categorie in cui possiamo riassumere le carte di side che si vanno a giocare, insomma. Sì. Diciamo che, ripeto, fare un video che vi spieghi esattamente quali carte inserire nella side è assolutamente impossibile. Possibile, perché, ragazzi, lo ripeto, dipende da qual è il meta, dipende da qual è il vostro mazzo, da quale risorse avete, perché se di meta serve una carta, di side serve una carta come Evenly Matched, che ha un certo costo, non ve la potete permettere, ovvio che dovete cercare qualche altra alternativa alla fine. E indubbiamente io ricordo che esiste un database delle carte con, tra l'altro, una ricerca molto molto semplice da utilizzare, database ufficiale. Andate ogni tanto anche a spulciarvi, usate anche il vostro di cervello, non andate soltanto a scopiazzare, perché magari trovate quella soluzione, possiamo anche dirlo, anche più economica, sì, esatto. Ok, o comunque quella soluzione alternativa che potrebbe fare al caso vostro, e magari sarete voi per la prima volta a dettare un cambio di regole. Cioè, io, per dire, il vuoto della vanità, quando era comune e i primi tempi, non è che non è che appena uscita tutti hanno detto che cartona, vabbè, quella carta lì, short printing, sì, carina, va bene. Vorrei far notare che a un certo punto ci ha messo alle strette, e ha messo alle strette la Banned, quella cartina lì, ed era una comune, ok? Che poi è stata ristampata in versioni più rare e quant'altro. Però il discorso di base è questo: le soluzioni in realtà esistono, ragazzi. Impariamo a utilizzare anche il database e andiamoci a cercare, anche perché migliora il nostro mazzo, migliora la qualità della side. Anche perché un altro fattore importante della side è quando trovi quella carta che nessuno si aspetta. Sì, l'effetto sorpresa. L'effetto sorpresa, ragazzi, c'è. Li fa vincere, non ce n'è. No? Serve anche quello. E no, quindi possiamo dire comunque che, cioè, sì, puoi aver visto tante liste, però se ritieni che ci sia una carta che costa meno oppure che sembra più forte rispetto ad altre carte che vengono giocate comunemente nella side, ma vale la pena provarlo. Cioè, se avete fiducia nelle vostre capacità, nella vostra intelligenza, e pensate che è una carta che vale la pena usare, provatela. Alla fine non vi costa niente, ma magari poi vi accorgete ad un torneo, un local, che fa schifo, che non serviva a niente, e vabbè, cambiate, però è fatto apposta. Dovete imparare anche a testare le diverse alternative fino a quando non arrivate alla soluzione ottimale dal punto di vista del main e dal punto di vista della side. Poi arriva la Banned che vi sconvolge i piani, vabbè, quello è un altro discorso. Quello fa parte del gioco. Però è la routine, tu arrivi che il tempo. È come il gioco dell'oca, se capiti sulla casella, vai una casella indietro, lei ti può lamentare, fa parte del gioco. Esatto. Beh, che dire. È tutto. È tutto. Vabbè, ragazzi, speriamo che il video sia stato utile ed esaustivo nei confronti delle varie richieste relative alla costruzione della side e al suo utilizzo. E ci vediamo. Aspetta, prima, se avete comunque qualche altro consiglio su qualche video che potremmo sviluppare, giusto. Questo della side, basta scrivere un commento qui sotto, naturalmente spolliciate, come dicono tutti gli youtuber, a questo video. Fare video utili è una cosa che ci piace e ci proviamo, quindi se avete altre richieste fatele pure. Esatto. Ciao ragazzi, a presto.